E buongiorno mondo, stamattina da Civita Campomarano ce la stiamo prendendo molto comoda, abbiamo fatto già colazione sul camper, tè coi biscotti e Massimo ancora lì che si rilassa, fa finta di fare la dormigliona e tra poco ci prepariamo, ma è troppo bello stare qui rilassati, c'è un'arietta fresca, là come vi ho fatto vedere c'è il castello e questa è la strada che porta verso il centro del paese dove andremo a vedere tutte le opere d'arte sui muri. Questa è la piantina di Civita e qua c'è il nome di tutti gli artisti che hanno realizzato le loro opere sulle case del paese, quindi ve ne faremo vedere qualcuna dopo. Ciao ragazzi, ci vestiamo. Suonano le campane. Ciao. Opere e graffiti ce ne sono veramente tantissimi, tipo più di 70. Alcuni sono immensi, quindi impossibile non vederli, altri invece devi stare molto attento perché sono cose come questa in angoli nascosti e quindi è una caccia al tesoro. È passata l'una, siamo pronti, abbiamo visitato Civita Campomarano, avete visto i graffiti e la street art e adesso siamo pronti ad affrontare la discesa al 13%. Con calma, vi faremo sapere. L'inquadratura è sempre la stessa, ma vi garantiamo che una quarantina di chilometri l'abbiamo già fatta, 40 su 122 che dobbiamo farne per arrivare a Barrea, dove andremo in un campeggio dove cervi e cerbiatti girano in mezzo alle tende e ai camper, quindi adesso siamo in sosta solo per mangiare perché abbiamo famissima, sono le 2:20 quasi e fa caldo, quindi mangiamo e ci idratiamo perché c'è bisogno di bere. A dopo, ragazzi. E buon appetito. Un appetito. Abbiamo capito perché costa così poco il campeggio. Perché è un'avventura già solo arrivarci. E finalmente eccoci anche al lago di Barrea. Questo è il lago, quella lì su è Barrea. Questa qui giù è la Simo che traffica col telefonino con la felpa perché fa freschino, ha piovuto verso le 5, adesso sono le 6 e mezza passate e niente, siamo qui al camping Natura Colle, com'è? Le Colle Ciglio, questa qui tutta l'area tende, il nostro camper è dietro questi alberi qua. E adesso ci rilassiamo, ce la godiamo e speriamo che non ci attacchi un orso qui nel parco d'Abruzzo. The next morning. E buongiorno mondo, oggi neanche troppo buongiorno perché guardate un po', sta piovendo, la Simo, nonostante tutto, piuttosto che non fumare, sta fuori con l'ombrellone. Io invece me ne sto dentro. Col tè caldo. E decidiamo cosa fare oggi. Mi sa che ci spostiamo
sperando che alle gole di Pennadomo non ci sia questo clima qua, perché adesso andare a fare qualche escursione non sembra proprio il caso, e quindi ci sposteremo. Abbiamo un po' buttato via ste 22 euro di questo bel campeggio che non abbiamo alla fine sfruttato, peccato, ma è un bel posto dove venire a rilassarsi, non piovesse. A dopo, ciao ragazzi. Visto che le escursioni a piedi nel parco intorno al lago erano un po' proibitive, visto che ha piovuto tutta la notte e tutta la mattina, era un po' infangato, cioè si possono fare ma non avevamo voglia di infangarci fino qua, abbiamo deciso di partire e spostarci verso le gole di Pennadomo. Però visto che è uscito finalmente il sole, ci siamo fermati proprio al paese di Barrea, abbiamo parcheggiato il camper lungo la strada e stiamo andando in centro a farci almeno una passeggiata, a visitare questo paese col sole finalmente. Vi faremo sapere se regge questo clima. A dopo ragazzi. E niente ragazzi, siamo passati davanti a una panetteria con un profumo di pane appena sfornato e ci siamo fermati per prenderci un pezzo di focaccia, colazione salata come piace al giappino. Mangio anch'io. Punto panoramico di Barrea, dove la Simo si sta cagando sotto perché ha paura dell'altezza. Infatti mi riprende da lì per non avvicinarsi qui. Una bugia. Guardate un po' però com'è. E lei era che si caga addosso. Mi sa che le gole di Pennadomo attenderanno il nostro arrivo, perché girando per Barrea ci sta piacendo un sacco. Adesso siamo qui in visita al castello, siamo sulla torre, non so se si vede dietro di noi. Oggi ci sarà anche la sagra, da questo pomeriggio la sagra delle orapi, la sagra degli orapi o orapi, non sappiamo come si legge. Comunque è una verdura tipo spinacio che sembra un po' dalle foto una cima di rapa, eh? Quindi abbiamo quasi quasi intenzione di fermarci ancora una notte qua e spostiamo la visita alle gole a domani e ci godiamo ancora questa giornata, visto che è uscito il sole e va via la mia voce. Cambio di programma, anzi ritorno al programma originale, perché purtroppo la sagra delle orapi è stata rimandata fino a martedì prossimo per il clima avverso. Come vedete sta già cambiando di nuovo, non c'è più il bel sole di prima e niente, non possiamo assaggiarle. Ma venendo via ci siamo fermati anche a una gastronomia, sfortunati anche lì, perché siamo entrati solo perché volevamo provare le pallotte cacio e ova, un piatto tipico qui abruzzese della zona. Abbiamo tentennato un po', entriamo, le prendiamo, entriamo, no. È entrata una signora insieme a noi, davanti a noi, e ha preso le ultime che erano disponibili. Quindi non assaggiamo neanche quelle. Perciò, tristi tristi, torniamo al camper, ci mangiamo il couscous che ci siamo preparati per oggi. E niente, piatto tipico abruzzese, per oggi nulla. E speriamo di non prendere la pioggia. Lei è triste. A dopo ragazzi. Ne eravamo accorti noi che eravamo qua, figurati. No, io l'ho visto mentre sono arrivato in moto. Infatti mi sono fermato. Gigante. Sarebbe lontani. Sì, non si sa mai, va bene tutto.
Dove se ne va? Torna di qua nei boschi. Siamo partiti da un quarto d'ora più o meno da Barrea, ma c'è la Simo che vuole dirvi quanto si è emozionata a vedere un cervo. Dove? Nel parcheggio, a fianco a noi. Dai, però non mi chiede. Però vai a vedere se ci passiamo. 2,20 metri, noi ci passiamo, questi qua non sono 2,20 metri. Siamo in un punto dove ci sono dei lavori, siamo obbligati a passare di qua. La larghezza dice 2,20 metri, noi dovremmo essere 2 metri, dovremmo passarci il pelo. Adesso la Simo mi darà le indicazioni, vediamo di non far danni, quindi spengo ragazzi e vi avvisiamo dopo. Arrivati alle gole di Penna d'Omo, anzi siamo più o meno a 200 metri, dovrebbero essere lì in mezzo, ma abbiamo parcheggiato perché qui c'è uno slargo sulla strada e non sappiamo là davanti se ci sarà un parcheggio. Visto che le strade qui fanno abbastanza schifo, preferiamo lasciarlo dove troviamo il primo posto possibile e piuttosto ci facciamo appunto 200 metri a piedi che... Abbiamo fatto proprio bene a evitare di venire in questo lato qua. Guardate qui, 17%. In bici saremmo morti. Col camper non saremmo mai arrivati in su. Ma adesso tanto andiamo giù. Non si può più né scendere né salire, né scendere né salire. Ok, le gole le abbiamo viste e non so se l'avete notato anche voi dal video. Sono belle, emozionanti, sicuramente meglio la mattina perché la luce filtra dall'ingresso e non dall'uscita, capitemi. E comunque la strada non vale il prezzo del biglietto, almeno col nostro camper che si tribola ad arrivare. In macchina si arriva, si visita, si va via perché sono piccoline, sono sulla strada. Avevamo letto che c'era un percorso di 400 metri, ma se ce ne sono 30 è tanto. Quindi ora ci spostiamo e vi faremo sapere dove. Ciao! Ed eccoci arrivati a Fara San Martino, il paese di De Cecco, quindi il paese della pasta. Abbiamo parcheggiato nel parcheggio delle gole e abbazie di San Martino che stiamo andando a visitare nel parco nazionale della Maiella. Lei è già stanca adesso e questi sono i percorsi. Game on. Dunque, le gole di San Martino sono la porta d'ingresso per il canyon più lungo d'Abruzzo. Si narra che furono aperte coi gomiti da San Martino per riuscire a entrare nell'Appennino e costruire il suo monastero, la sua abbazia. Questa è la leggenda, o almeno questo è quello che abbiamo letto. Ve la facciamo vedere tra poco. Ci stiamo entrando.